Tradimento e senso di colpa. Partiamo da questo concetto, la combinazione, diciamo, di questi due elementi, il tradimento e il senso di colpa, perché nel linguaggio comune il senso di colpa va sostanzialmente a braccetto con il tradimento. Però è altrettanto vero che nel senso comune si parla di tradimento soprattutto nel momento in cui viene smascherato, scoperto. E allora va da sé che il senso di colpa sia in un qualche modo cugino del tradimento. Uno, perché è un qualcosa che la società si aspetta e la nostra cultura si aspetta. Due, perché mostrare senso di colpa è una parte emotivamente importante del potenziale perdono che il traditore chiede. E quindi va da sé che il traditore utilizza il senso di colpa, vive un senso di colpa, non sto dicendo che mente, assolutamente, però lo manifesta in modo tale da far percepire la verità, il peso e il carico emotivo che sta attraversando, magari per il dispiacere di aver ferito, eccetera, eccetera. Se però parliamo di senso di colpa pre-scoperta del tradimento, allora le cose cambiano un po', nel senso che il senso di colpa è presente, ok, nel tradimento, potenzialmente in tutti i tradimenti, ma raramente, se non in poche situazioni, diventa invalidante, cioè diventa così importante da un punto di vista emotivo da compromettere, diciamo così, o interrompere il tradimento. Provo a spiegarmi meglio. Come sai, sul tradimento ho fatto libri, seminari, webinar, di tutto e di più, mille video. E poco ho ragionato sul, o meglio, poco ho condiviso sul senso di colpa. Ho individuato quattro macro tipologie di tradimento. Il tradimento per potere, poi ovviamente ti invito a vedere meglio nei video dedicati in cosa consistono questi diversi tipi di tradimento. Il tradimento chiamato di gerarchia o di lato oscuro, il tradimento di libertà e il tradimento della monade. Ora, se il concetto di senso di colpa può essere presente in tutti e quattro queste tipologie di tradimento, è però potenzialmente invalidante, cioè quindi diventa un carico emotivo eccessivo, insopportabile per la persona, solamente in uno di questi, o meglio, il tradimento per gerarchia o il tradimento chiamato anche per lato oscuro. Cioè quel tradimento per cui la persona va a sostanzialmente compensare ciò che non trova all'interno della sua relazione ufficiale con un tradimento. Ad esempio, manca il sesso, ma tutto il resto va molto bene, e io allora faccio sesso con altre persone in modo tale da andare a compensare, a colmare questa mancanza. Il lato oscuro è una deriva di questo concetto di gerarchia, per cui io, ad esempio, ho delle fantasie, dei desideri che sento essere lontanissimi dall'immagine costruita socialmente, e quindi è come se avessi sostanzialmente una sorta di lato oscuro, appunto una parte di vita celata, di vita nascosta, che sperimento in incognito, sperimento all'insaputa di tutti. Okay? In questo caso, cioè questo tipo di tradimento è accompagnato da subito con il senso di colpa, perché da un lato la persona che agisce una azione di questo tipo, c'è cioè un tradimento all'interno di questa semantica, di questa organizzazione di significati, da un lato agisce sull'impulso, dall'altro però è solitamente vittima del senso di colpa. Negli altri tipi di tradimento, ad esempio quello di potere, quello di libertà, quello della monade, questo tipo di sensazione, questo senso di colpa non c'è prima che il tradimento venga scoperto, meglio, se c'è, non è così importante, non è così rilevante da mettere in crisi la persona. Ad esempio, nel tradimento di potere c'è principalmente la rabbia, c'è principalmente il risentimento, il rancore nei confronti dell'altro, è una continua competizione, quello che io chiamo ti amo purché comandi io. Il senso di colpa è relativo, è una piccolissima parte rispetto invece alla rabbia che la persona vive nei confronti del partner. Nel tradimento per libertà il senso di colpa non è previsto, perché il tradimento molte volte viene visto quasi come un toccasana per la coppia, tant'è che il traditore poi torna indietro all'interno della relazione ancora più innamorato di prima, ancora più pronto ad impegnarsi di prima. E
Il senso di colpa è un qualcosa che non viene neanche preso in considerazione, cioè viene preso in considerazione solo al momento in cui si viene così, diciamo, smascherati e allora ci si rende conto del potenziale danno. E lì il senso di colpa, come dicevo prima, è anche sincero, nel senso che la persona si sente in colpa del danno che ha arrecato al partner, ma fino a quel momento lì difficilmente pensa al senso di colpa. E nella monade, idem, nel senso che la monade è talmente autocentrata che il senso di colpa, siccome è un'emozione che dovrebbe essere provata in funzione anche di una componente empatica, cioè di riuscire a sentire qual è il vissuto emotivo dell'altro, la monade non è assolutamente interessata a questo aspetto e quindi il senso di colpa nulla ha a che fare con il suo tipo di tradimento. Il tradimento, per eccellenza, legato al senso di colpa, è quello appunto che viene definito di gerarchia piuttosto che di lato oscuro, che è quello definito prima. Riuscire a ragionare sul senso di colpa diventa anche, pre scoperta del tradimento, diventa anche uno strumento da un punto di vista clinico estremamente utile per riuscire a inquadrare meglio e con più chiarezza il significato stesso del tradimento. Quindi questo video per ragionare sul senso di colpa facendo vedere che ci sono due aspetti diversi, un senso di colpa post scoperta e un senso scoperta del tradimento e un senso di colpa pre scoperta del tradimento. E il fatto che il senso di colpa, per quanto nel linguaggio comune venga considerato cugino, come dicevo, di qualunque tipo di tradimento, non è così. Non è così perché solo una tipologia, una forma, un significato di tradimento su quattro rischia in qualche modo di essere fagocitato, ecco, dal carico emotivo che il senso di colpa può portare, perché negli altri casi così non è. Fammi sapere cosa ne pensi, fammi sapere se questo discorso ti è chiaro, ti invito eventualmente ad approfondire se ancora non l'hai fatto i diversi video che spiegano le diverse tipologie di tradimento in modo tale che questo discorso sia anche più chiaro e ti aspetto nei commenti. A presto.